Ciao a tutti amici e ben ritrovati a Cucina con Luca. Oggi vi propongo uno spezzatino di vitello con le patate, facilissimo, semplicissimo, naturalmente una lunga cottura, circa 2 ore, per una carne tenerissima. Dopo andremo a vedere che taglio uso io. Ricetta semplicissima, a parte, dicevo, le 2 ore che servono per cuocere la carne. Però dopo abbiamo bisogno anche di un ottimo brodo vegetale che io ho già in caldo. Vi ricordo le dosi, le trovate qua sotto in descrizione. Sotto il video schiacciate nell'info box altro e andrete a vedere tutte le dosi solitamente per 4 persone. Ma io ho ospiti stasera e come vedete qua ho 1,8 kg di scamone di vitello. Quindi insomma non fate caso alle larghe, diciamo, misure che ho qua davanti. Poi naturalmente in descrizione troverete le dosi appunto per 4 persone. Cominciamo perché con questa stagione fredda è quello che ci vuole. Si presta benissimo anche a degli arrosti, poiché dentro è tutto magro e quindi diciamo non perde così tanto il volume. Quindi è davvero una carne ottima. Eccola qua, scamone di vitello. Patate vanno benissimo qualsiasi tipo, Dopo io le andrò a pelare, sciacquare e unire a mezz'ora dalla fine della cottura dello spezzatino. Quindi questo cuoce in circa 2 ore, diciamo che dopo un'ora e mezza le vado ad aggiungere. Ecco, magari le divido semplicemente a metà. E poi le verdure, no? Perché comunque ci stanno bene e sono aromi che rendono il tutto piacevole. Quindi una cipolla, sedano e carote e magari un ciuffettino di salvia. Ma voi potete benissimo usare quello che più vi piace, dell'alloro, del rosmarino o anche tutti questi aromi insieme. Allora, sedano, carote e cipolla li ho già lavati e mondati. Non farò altro che tritarli grossolanamente perché questa è una ricetta rustica che davvero ci riscalda in queste serate di inverno. Poi lo spezzatino si può fare in bianco, si può fare rosso. Io metterò un po' di passata di pomodoro, ma guardate che è davvero poca rispetto alla carne, alle patate e al brodo che aggiungerò. Quindi avrò un colore ambrato. In alternativa va benissimo anche del concentrato di pomodoro. Vino bianco, ecco, se fosse stato magari del manzo, io avrei usato anche del vino rosso, ma siccome è vitello, preferisco usare del vino bianco per sfumare la carne. Però insomma, qua, anche qua è a proprio gusto. Ovviamente abbiamo bisogno anche di olio, sale, pepe e il brodo che sto già facendo andare, che ho anche salato. Per prima cosa vado a sgrassare leggermente questo scamone di vitello qua e a tagliarlo a pezzi piuttosto grandi, e a me piace così. Però insomma, scegliete pure le dimensioni che più preferite. E magari con un coltello bello affilato, diciamo come questo, vado proprio stando più vicino alla carne possibile in modo da non tagliarne insomma la carne, che sarebbe un peccato, e ne vado a togliere un po', vedete, magari un po' qua, un po' qua e un po' glielo posso anche lasciare e direi che magari mi potrei anche fermare così, che è un po' da sapore. Come vi dicevo, a me piace davvero a tocchettoni grandi, però insomma è questione di gusti. Ecco, vedete, dentro risulta proprio magro, quindi vado a tagliare delle belle strisce. E magari adesso vado a fare dei bei bocconcioni, eh? A me piace così, che poi ovviamente un po' si riduce, quindi sarà anche piacevole avere nel piatto dei bei bocconcioni così. E lo vado praticamente a tagliuzzare tutto più o meno delle stesse dimensioni a cubi così.
Metto da parte un attimo la carne e praticamente mi vado a dare una pulita leggera al tagliere per poi andare a tritare carote, cipolla e sedano, ma davvero li farò grossolani. Quindi partiamo magari dalla cipolla. Qua ho cambiato anche coltello praticamente, quindi proprio grossolana, davvero, perché comunque è una ricetta rustica e di una lunga cottura, quindi anche le verdure si cuoceranno bene. E io direi che così è più che buono magari, eh. Io qui avevo una cipolla rossa normale, ma insomma va benissimo quella bianca, quella dorata, assolutamente non c'è problema. Ora vado ad affettare il sedano che col pelapatate ho tolto qualche filamento, naturalmente poi l'ho anche lavati. E questi qua magari un po' più piccolini, così a fettine. Verdure così abbondanti e tagliate grossolane, insomma, mi pare che sia anche più ricco il gusto poi alla fine quando andiamo a mangiare questo spezzatino, perché ci sono anche le verdure che comunque fanno da contorno insieme alle patate. E anche le verdure le tengo un attimo da parte, così poi mi sposterò ai fornelli e avrò praticamente tutto pronto. E prima di rosolare la carne, ecco qua ho un po' di farina, vado a passare i bocconcini così un po' nella farina, in modo che poi ovviamente alla fine questa farina qua, oltre a farli rosolare meglio, ci farà, insomma, ci darà cremosità alla fine e sarà davvero goloso. Allora metto qua dentro in un setaccio e tolgo quella in eccesso e praticamente continuo così con tutti i pezzi che ho. Quindi magari qua me lo appoggio su carta da forno e li faccio tutti così. Io ho ospiti stasera, no? Quindi come avete visto è tanta carne, 1,8 kg, più le verdure, più dopo le patate. Quindi cosa faccio? Vado a rosolare prima la carne in questo tegame qua, per poi aggiungere tutto assieme in un grande pentolone. Però voi se avete... insomma meno carne di me, che siete magari in 4 persone o in 2 persone, ecco, vi basta usare una sola pentola. Qua invece ho del brodo che ho fatto andare per 40 minuti sempre con sedano, carote e cipolle. L'unica cosa, sono andato a mettere un po' di sale grosso, oramai è spento perché davvero è come se fosse bollente, quindi ce l'ho in caldo che mi servirà tra poco. E qui vado generoso sia con olio e metterò anche del burro. Una bella noce di burro, che insomma dovrò rosolarli bene e dovranno essere belli saporiti. Quindi ci vuole un po' di olio e anche un po' di burro. Adesso però abbasso la fiamma, quindi non devo rosolarli violentemente, devo semplicemente rosolarli bene su tutti i lati. Anche se il burro non è sciolto, aggiungo la carne. Ecco qua. E una volta che ho aggiunto tutta la carne, vedo com'è. In questo caso mi serve la fiamma più alta, quindi la alzo un po'. Ecco qua, secondo me 10-12 minuti con tutta sta carne servono tutti. Vedete, praticamente friggono quasi, perché c'è abbondante olio e burro, ma è proprio così che deve essere, belli gustosi. Ogni tanto li giriamo e insomma li facciamo rosolare bene da tutti i lati. Servirà un po' di tempo qua, però dipende anche dalle quantità di carne che abbiamo. E prima di trasferire nell'altra pentola molto più alta, perché poi mi servirà altezza, vado a rosolare qua dentro, vedete, dopo 10 minuti, anche le verdure. Queste qua è meglio metterle dopo, una volta rosolata la carne,
perché sennò potrebbero magari bruciare, visto che poi la fiamma dopo, vedete com'è forte. Mischio bene e faccio andare ancora 5 minuti, questa volta con le verdure. Magari qualche fogliolina di salvia, è così intera che poi magari posso togliere. Metto 2-3 foglioline adesso e magari questo più avanti. Dopo 5 minuti, vedete, le verdure sono già un po' appassite, si sono un po' rosolate, e quindi vino bianco. E lascio sfumare qualche minuto ancora. E ora che è sfumato il vino bianco, vado a salare e un bel giro di pepe. Una bella giratina e ora mi vado a fare il trasloco nel pentolone, quindi ci vediamo tra poco. Ecco qua la carne che ho trasferito in questa pentola qua più alta. Ora vado a metterci dentro tutti i succhi della carne, il condimento, le verdure qua sopra. Come dicevo prima, voi potreste usare solo questa pentola qua, magari fate rosolare prima la carne qua se ne fate meno e poi aggiungete le verdure. Io davvero ne ho tanta, ho dovuto per forza di cose usare un altro tegame. Qua ora vado ad aggiungere la passata di pomodoro, che non è tanto, però ci dà un bel colore ambrato e comunque aggiunge anche un po' di sapore. Ecco qua, mischiatina. Rinforzo il sapore di prima con la salvia, la metto adesso. Quindi brodo già salato e bollente, quindi vado proprio a coprire, ecco così. E dopo un mestolo o due di brodo, vedete, ora che cosa faccio? Abbasso la fiamma e chiudo semplicemente per un'ora e mezzo. Devo semplicemente girare di tanto in tanto e controllare che ci sia brodo sufficiente, non deve attaccare niente sul fondo. Ecco qua, un'ora e mezza, anzi un'ora e 40 minuti per, guardate qua questo spezzatino, ma non ve lo sto neanche a dire, guardate che colore pazzesco, davvero è morbidissimo. Se vogliamo fare una prova per vedere quanto è morbido, non facciamo altro che prendere una pinza e guardate qua, cioè con un gesto come davvero si è separato da solo questo pezzo di carne qua. Mamma mia, ma che profumo e che sapore. Però un po' di sale glielo vado a mettere, no? Anche perché, per assurdo, se è un po' su di sale, le patate lo assorbiranno tutto e sarà davvero un sapore tutto legato e uniforme. Le patate qua le ho già pelate, quindi faccio come la nonna, che davvero è un sistema infallibile e comodo. Guardate, le taglio direttamente qua, grandi, quindi a pezzettoni. E vado dentro adesso con le patate. Quando le patate saranno cotte, davvero avremo uno spezzatino coi fiocchi, potete credermi. Una bella giratina, il liquido è abbondante, è piuttosto densino, guardate, sembra proprio un sugo. E ora le patate cosa fanno? Cuocendosi vanno ad assorbire tutto questo sugo e avremo la giusta salsa alla fine, densa e saporitissima. E ovviamente io qua ho ancora del brodo che mi è avanzato se casomai andasse a mancare. Le patate così, come vi dicevo, mezz'oretta sono cotte, però ovviamente le andiamo a controllare con la classica prova della forchetta, dello stuzzicadente. Ecco, quando sono cotte praticamente la ricetta sarà pronta. Vedete, cremoso, con la salsa giusta, no liquido assolutamente. Via, andiamo in un piatto. Piatto rustico, guardate un po', ma che meraviglia. Ma non vi viene voglia di affondare la forchetta?
Spezzatino con patate. E ovviamente mettiamoci sopra un po' di salsa. Guardate che meraviglia, eh? Proprio un piatto invernale. Due foglioline di salvia qua. Ecco qua. Ragazzi, buon appetito. Allora, volete sapere com'è? Beh, lo vorrei sapere anch'io. Ve lo dico subito. E si scioglie in bocca e dà un sapore pazzesco. Altro non potrei dirvi, dovete solamente provarlo. Ragazzi, ciao!